cari amici, eccoci qui con una nuova puntata della RST Spazio 7, la rassegna che ha caratterizzato, insomma, che delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Vi ricordo che RST Spazio 7 è edito da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Iniziamo con domenica 1 luglio. TV Di Maio disse: quelle tradizionali hanno giorni contati, investiamo in banda larga perché la prossima Netflix sia italiana. Il vice premier e ministro sul blog delle stelle dice: il consumo di programmi tradizionali cala come la pubblicità. Rai e Mediaset si interroghino, sviluppare piattaforme italiane con successo mondiale darebbe un ritorno incredibile. Voglio dare opportunità alle giovani imprese che si occupano della creazione di format e contenuti multimediali, a quelle che realizzano applicazioni e inventano nuove tecnologie. Lunedì 2 luglio, Via D'Amelio, le motivazioni del Borsellino Quater, omicidio Borsellino legato a convergenza di interessi tra mafia e altri centri di poteri. E Scarantino fu indotto a mentire con particolare pervicacia e continuità con l'elaborazione di una trama complessa che riuscì a trarre in inganno i giudici dei primi due processi, e poiché ciò ha prodotto uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana, è lecito interrogarsi sulle finalità realmente perseguite dai soggetti inseriti negli apparati dello Stato che si resero protagonisti di questo disegno criminoso. Martedì 3 luglio, Germania, l'accordo sui migranti salva il governo ma è un problema per l'Italia. Vienna dice: proteggeremo i confini a sud, i tre punti con cui Merkel e Schnoffer hanno chiuso la crisi politica prevedono l'istituzione di centri di transito per riconoscere i richiedenti asilo e rimandarli indietro tramite accordi bilaterali. Ma per chi come l'Italia un'intesa non la vuole, significa che i migranti passati dal nostro territorio verranno bloccati al confine con l'Austria. Il testo però deve essere approvato dalla SPD, un sì non è scontato. Mercoledì 4 luglio, Messina, arrestato l'ex giudice amministrativo Mineo, a lui 115.000 euro per sovvertire due sentenze. In manette l'ex giudice del Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana Giuseppe Mineo. Il provvedimento è stato disposto dal GIP di Messina su richiesta della Procura nell'ambito dell'indagine sulle sentenze pilotate. Il denaro sarebbe dovuto andare all'ex governatore dell'isola Giuseppe Drago, che lo avrebbe usato per curarsi in Malesia. A fare agli inquirenti il nome di Mineo è stato l'avvocato Piero Amara, ex legale dell'ENI, che a febbraio è finito in manette e che da mesi rende dichiarazioni ai PM di Messina e di Roma. Giovedì 5 luglio, Lega, Bonafede dice: rispettare sentenze, non scenari da Seconda Repubblica. PM Genova dice: Salvini simpatico. Il guardasigilli commenta gli attacchi del Carroccio nei confronti della magistratura a 24 ore dal deposito delle motivazioni della Cassazione, che ha chiesto il sequestro delle somme future che entrano nelle casse del partito. Il ministro dell'Interno ha detto: andrò da Mattarella che deciderà se c'è in ballo la libertà d'espressione o la democrazia. Il procuratore del capoluogo ligure ha detto: gli auguro ogni bene, ma stiamo operando come avremmo fatto con qualsiasi partito. Venerdì 6 luglio, giustizia, il sottosegretario della Lega Morrone dice: via correnti di sinistra da toghe. Legnini dice: Bonafede prenda provvedimenti. Ho parlato così perché il mio partito ha una questione aperta con questi magistrati, sono le parole pronunciate dall'uomo di Matteo Salvini a un corso di formazione per 347 neomagistrati organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, che domenica e lunedì eleggerà i suoi nuovi membri togati. Il numero 2 di Palazzo dei Marescialli ha detto: telefonerò e scriverò una lettera al Ministro della Giustizia per informarlo e chiedere di assumere delle determinazioni. E per finire, sabato 7 luglio, maglietta rossa, l'iniziativa di Libera sui migranti, Salvini dice che peccato non l'ho trovata e Don Ciotti gli risponde: gliela porto io. L'appuntamento principale a Roma, ma in molti dal Gran Paradiso a Lampedusa hanno raccolto l'appello.
in rosso Piazza del Plebiscito e Maschio Angioino a Napoli, per esempio, in rosso Fiorella Marroi e Vasco Rossi, Roberto Saviano e Riccardo Lucarelli. Egregio signor Salvini, lei dice che peccato non ha trovato la maglietta rossa. Speriamo che troviamo i 49 milioni della Lega. Chissà, non si può mai sapere nella vita, può accadere di tutto. Bene, cari amici, avete ascoltato RST Spazio 7, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Vi ricordo che è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Vi auguro un buon proseguimento con la programmazione. Ben ritrovati al nostro consueto settimanale di approfondimento Planetology Reporter. Avevamo parlato, sicuramente vi ricorderete, prima che andasse su il nuovo governo con un esperto in politica italiana. Lui era Marco Grilli. Lo abbiamo raggiunto nuovamente. Adesso con il nuovo governo, per fare un po' così il punto della situazione, alcune considerazioni. Quindi, via al nostro servizio, noi ci sentiamo, ci vediamo al termine. Segnali positivi si hanno avuti sostanzialmente quando il governo Conte effettivamente si è insediato, quindi la seconda chiamata di Conte al Quirinale, perché la prima è andata, come sappiamo, in una certa maniera perché si è creata questa contrapposizione tra il Presidente della Repubblica e le esigenze del governo nascente, quindi di quello che doveva essere questo coacerbo curioso tra 5 Stelle e Lega. Quindi diciamo che le premesse erano già abbastanza frizzanti. Poi si è instaurato il governo Conte, è stato bellissimo quando Conte, tra le altre cose, in sala conferenza stampa al Quirinale, appena uscito dal secondo colloquio con il presidente Mattarella, ha salutato i giornalisti dicendo ben ritrovati. Vi fornisco praticamente già tutto l'elenco dei ministri che faranno parte del mio governo. E da lì si sono aperti tutti i giochi perché il totonomi è finito, c'erano le certezze. Il totonomi si è riaperto recentemente in occasione delle nomine dei presidenti di commissione, prima ancora di tutti i sottosegretari, soprattutto quelli facenti parte, diciamo, della presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto sottosegretari magari a ministeri senza portafoglio e quindi fatti, come dire, dipendere direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Oltre a quelli, diciamo, dei dicasteri tradizionali, che quindi sono i cosiddetti ministeri con portafoglio. Da lì, adesso, in questi giorni, stiamo vivendo tutto quello che è il primo movimento del governo. Primo movimento del governo che si dedica a tematiche molto calde. Poi ci sono, come dire, quelle punte di interesse verso alcuni argomenti, leggi migrazione, leggi lavoro, leggi altre cose che fanno parte del contratto di governo, perché questa è, come dire, la parte più interessante del tutto. Per la prima volta in Italia si sperimenta un contratto di governo tra due forze politiche.